tutti, grazie di essere qui, di aver accettato l'invito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila che inaugura oggi il suo 45esimo anno di età, 45 anni di attività, di presenza sul territorio, di dialogo con la cultura di cui è permeato questo territorio e non solo. Come per la scorsa inaugurazione, anche quest'anno l'Accademia ha voluto riproporre la formula di avere come ospite naturalmente un personaggio e una persona che ha lavorato, lavora e comunque ha sempre dato il suo contributo di innovazione e di idee al mondo dell'arte contemporanea. Quest'anno, e mi fa piacere ringraziarlo e salutarlo, è con noi Achille Bonitolini. Grazie. Grazie naturalmente a tutte le istituzioni e a tutti i rappresentanti del mondo della cultura che sono oggi qui con noi, e ne sono, siete tantissimi e questo ci fa piacere naturalmente. Io darei subito la parola a questo punto al Presidente dell'Accademia di Belle Arti, Roberto Marotta, perché cominciamo a parlare di questo istituto che appunto è presente all'Aquila dal 1970. Grazie Angela, buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra Accademia. Autorità, corpo accademico, collaboratori, cari studenti. Do inizio con questo mio intervento alla inaugurazione del 45esimo anno di attività dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Dopo così tanti anni la nostra benemerita istituzione è parte integrante della storia della città e testimonianza del tessuto culturale di cui essa è permeata. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila costituisce un patrimonio importante non solo per la città, ma per l'intera regione, essendo una delle 20 in Italia e l'unica in Abruzzo. Grandi artisti ed illustri professori hanno insegnato nella nostra Accademia e formato centinaia di giovani, inserendoli nel mondo dell'arte. Tra i primi docenti che hanno contribuito con la loro presenza a fare la storia della nostra Accademia, troviamo il professor Achille Bonitoliva, che ringrazio per aver voluto accettare il nostro invito e che tra breve ci intratterrà con una lezione magistralis sulla incidenza dell'arte nell'evoluzione culturale ed economica dell'Italia. Con i corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e grafica, articolati nel regime del 3+2 e con il corso di restauro a ciclo unico quinquennale, l'Accademia propone un'offerta formativa ampia e diversificata. Il corso di restauro offre un diploma abilitante alla professione di restauratore, quanto mai necessaria in questo travagliato momento della vita della nostra città. In una situazione economica così difficile per il Paese, l'Accademia consente una qualificazione professionale che più di altre scuole può creare per i nostri studenti opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Il ridotto numero di accademie presenti in Italia e la loro forte vocazione alla internazionalizzazione fanno della nostra scuola un'eccellenza che contribuisce in modo significativo al successo del buon nome dell'arte italiana nel mondo. Nell'anno che si è appena concluso, l'Accademia ha completato la propria riorganizzazione amministrativa e formativa, uscendo dalla lacerante conflittualità interna che avevo trovato al momento del mio insediamento. Grazie alla dedizione e alla professionalità del commissario professoressa Giovanna Cassese, che lo scorso 31 ottobre ha cessato il primo mandato e che ringrazio ancora per l'impegno profuso nel suo incarico, e dall'impegno del personale amministrativo sono stati costituiti gli organi accademici e di governance. Lo scorso 22 ottobre, inoltre, il Consiglio accademico ha eletto al primo turno, in un clima di ritrovata serenità, il professor Marco Brandizzi, nuovo direttore dell'Accademia. A lui formulo i migliori auguri perché sappia contribuire con il suo impegno e la sua professionalità al completo rilancio della nostra scuola. Il numero di 375 iscritti del corrente anno, sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, è ben lontano da quello pre-terremoto, al quale dobbiamo tornare con l'impegno di tutti, comunicando con efficacia la qualità delle iniziative e la varietà dei corsi formativi dell'Accademia. Nel 2014, dopo aver messo a norma i nostri laboratori ed adeguato la scuola alle prescrizioni dell'azienda sanitaria, abbiamo provveduto ad allestire, su proposta del professor Brandizzi, un innovativo laboratorio 3D ad alta tecnologia, con un consistente impegno di spesa
al quale ha ampiamente contribuito la Fondazione Cassa dei Risparmio della Provincia dell'Aquila, che pubblicamente ringrazio. Il laboratorio, dotato di laser cutting e laser scanner, consente di realizzare prototipi molto accurati e pone l'Accademia dell'Aquila in questo campo quale istituto pilota a livello nazionale. La Fondazione CARISPAC ci ha inoltre assegnato una borsa lavoro che ha consentito l'assunzione di un ulteriore collaboratore per 12 mesi destinato a dare un supporto operativo alle diverse iniziative proposte dai docenti e messe in campo dall'Accademia. I lavori di completamento del nuovo laboratorio necessario per il corso di restauro sono fermi a causa dell'impasse giudiziario nato dal contenzioso in essere con la ditta realizzatrice. Consapevoli dei tempi biblici delle cause civili in Italia, al fine di scongiurare i rilievi che potevano essere mossi dal Ministero, ci siamo attivati per la ricerca di nuovi spazi per i nostri laboratori. Un sentito ringraziamento va al riguardo al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che comprendendo il rischio latente ha prontamente messo a disposizione dell'Accademia tre ampie aule nel MUSP di strada statale 80, ex Lucea Musicale, dove hanno trovato collocazione le aule di pittura e tecniche delle arti visive. Parimenti, un sentito ringraziamento va al presidente dell'amministrazione provinciale Antonio Del Corvo per il costante sostegno dell'amministrazione nel farsi carico degli oneri di gestione e di manutenzione della nostra splendida sede, opera, come ricorderete, dell'architetto Paolo Portoghesi. Nei prossimi giorni l'amministrazione provinciale completerà l'iter amministrativo per consentire l'agibilità al pubblico spettacolo di questo teatro e l'Accademia porrà a disposizione della città. Sono state rinnovate le convenzioni di collaborazione con l'Università dell'Aquila per l'insegnamento delle discipline scientifiche del corso di restauro, nonché quelle con la Fondazione Michetti, con i Musei Vaticani e con l'Istituto Nazionale per la Grafica. È stata inoltre recentemente sottoscritta una convenzione con la Direzione Regionale dei Beni Culturali, il cui iter era stato avviato con il dottor Magani e si è conclusa con il direttore architetto Scoppola. Ringrazio la sovrintendente professoressa Lucia Arpace per il sensibile spirito di collaborazione e condivisione delle esigenze dell'Accademia. A tal proposito, contiamo di mettere a punto con la professoressa Arpace una convenzione che possa consentire ai nostri allievi di restauro di partecipare a stage di laboratorio presso il Museo Paludi di Celano, dove è possibile fruire anche di una foresteria per l'ospitalità di piccoli gruppi di studenti. Il successo dell'Accademia è legato anche alla sua vocazione nell'internazionalizzazione della formazione didattica, che si esplica attraverso 40 accordi bilaterali, con la partecipazione ai corsi Erasmus di 25 studenti in uscita e 14 in entrata, numeri di tutto rilievo nel panorama delle accademie italiane. L'Accademia, dando seguito alla sua naturale vocazione e mettendo a disposizione questo splendido teatro, si inserisce sempre più nel tessuto sociale del territorio, proponendosi per accordi di collaborazione, per iniziative di comune interesse con le altre istituzioni culturali della città. Il Teatro Stabile d'Abruzzo, l'Istituzione Sinfonica, il Conservatorio di Musica, i solisti aquilani e l'Uovo. Agli studenti e ai loro rappresentanti va il mio ringraziamento per aver saputo comprendere e partecipare al difficile momento di riordino formativo completato dal commissario professoressa Cassese, riordino che ha contribuito a dare certezze e qualità ai corsi da loro frequentati. Del dettaglio delle innumerevoli iniziative poste in essere nel corso dell'anno vi parlerà più diffusamente il direttore Marco Brandizzi. Io, nel ringraziare tutti i docenti, il corpo amministrativo e l'intero consiglio di amministrazione, voglio concludere invitando tutti voi a farvi cassa di risonanza dell'eccellenza delle attività svolte dall'Accademia e portavoce verso i giovani delle opportunità di sviluppo delle loro vocazioni artistiche e di quelle occupazionali che può offrire la frequenza della nostra Accademia. Infine, ringrazio di nuovo il professor Achille Bonito-Oliva per aver voluto essere tra noi oggi e per la lezione che tra breve ascolteremo con attenzione. Grazie. Grazie Presidente, prima di dare la parola al neo direttore professor Marco Brandizzi, che è qui vicino a me, i saluti delle istituzioni che oggi sono qui con noi. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Prego, sindaco.
grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per la possibilità di poter dare un saluto, un grande augurio, innanzitutto ai ragazzi, alle studentesse e agli studenti, al personale docente, amministrativo, un grande bocca al lupo a Marco per questa esperienza da direttore e ancora un bocca al lupo e soprattutto un grazie al lavoro che ha compiuto dal dottor Marotta. Io devo dire molto rapidamente che è una grande soddisfazione rispetto all'appuntamento dell'anno scorso per l'amministrazione comunale, ma per me come aquilano questo ritorno alla normalità finalmente e a un'ambizione di fondo di questa accademia che si è completato. E veramente ringrazio quella che se posso definire scherzosamente con affetto, lo dicevo anche adesso, una vera e propria macchina da guerra che è stata la professoressa Cassese, che con un grande una grande passione per il proprio lavoro, e la passione per il proprio lavoro ha un dono raro nella vita, io credo che sia un dono che si riceve, è intervenuta qui all'Aquila con un amore che mi ha colpito. L'amministrazione comunale è stata molto vicina nel momento difficile all'Accademia delle Arti. Io devo ringraziare anche il Ministero che ha capito la fase delicatissima nella quale ci trovavamo e la necessità che l'Accademia riacquistasse quel ruolo decisivo che ha avuto nella storia culturale della nostra città, divenendo un posto che ha visto alcune delle più belle figure intellettuali e di artisti italiani passare qui, dal maestro Benito Riva sino a grandissimi artisti nazionali che hanno inciso. La faccio breve, perché per noi è fondamentale? Noi abbiamo deciso che il progetto di sviluppo della città, la proiezione futura della città, trova forse il cardine principale, perché la sua vocazione, nella formazione e nell'alta formazione. Formazione che è la scuola, le scuole, che è l'università con tutto l'insieme delle materie scientifiche a quelle umanistiche dei suoi dipartimenti, l'ex e facoltà, e alcuni settori di altissima formazione. Devo qui saluto Eugenio Coccia, direttore del Gran Sasso Science Institute, ma poi vi sono altre scuole di ricerca, vi sono scuole di alta formazione, l'Accademia del Cinema, il Conservatorio, l'Accademia delle Belle Arti. Questa è l'essenza di una città che si vota questo decidendo di essere tutta una città ospitale per i giovani. Io voglio segnalare ai ragazzi, questo sarà importante per quanto dicevi te, di come chiamare i giovani. Il Comune dell'Aquila adesso ha già predisposto un bando rivolto anche ai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti per accedere ad appartamenti al prezzi di affitto concordati, per cui i ragazzi potranno stare qui con le spese molto molto contenute, sia in progetto casa sia in appartamento. Questo perché? Qual è il sogno del futuro della città, che sarà una delle città con centri storici più belli d'Europa? Vedete anche sui giornali cosa stanno restituendo, questi palazzi che si stanno restaurando, tracce quattrocentesche, sarà un centro storico bellissimo. Quale sarà il clima della città? Io la vedo così, questo è il mio sogno ed è la scelta politica che è stata fatta, un posto dove ci saranno ragazzi che si incontreranno, ciascuno con il proprio talento, da ragazzo che sta studiando medicina a quello che sta studiando le particelle, le microparticelle del Gran Sasso Science Institute, a quello che fa la cinematografia, a quello che studia filosofia, quello che studia musica e quello che studia qui nell'Accademia delle Arti. Sono ragazzi ciascuno carico di una propria, di un proprio talento e di una voglia di fare, che si incontra con altri ragazzi. Guardate, si può creare veramente un intreccio fantastico di un clima culturale che poi io spero porti alla possibilità prevista nel bando per le case che questi talenti decidano di impegnare qualche anno della loro vita per esprimerla al meglio rimanendo all'Aquila. Questo potrebbe fare veramente della nostra una delle città più dolci da vivere. Bocca al lupo. Grazie Sindaco, anche per questo scenario suggestivo che spero si realizzi, speriamo tutti si realizzi.
rappresentanza del Presidente della provincia dell'Aquila, Antonio Del Covo, abbiamo l'assessore alla ricostruzione, Ersilia Lancia, grazie anche a lei di essere qui oggi. Buongiorno a tutti, grazie a voi per questo invito. Io sono molto emozionata perché io sono cresciuta qui intorno, ho abbandonato il mio quartiere e vederlo accresciuto con questa realtà di eccellenza mi inorgoglisce. Chiusa la notazione personale, porto i saluti del Presidente Del Covo, il quale si scusa, non ha potuto essere qui per dei concomitanti quanto sopravvenuti impegni istituzionali. L'inaugurazione dell'anno accademico è sempre un momento importante perché è tempo di bilancio, abbiamo fatto un bel bilancio, Presidente Marotta, ed è un momento di incontro con gli studenti, di incontro con la città e di incontro con le autorità, importante. Ci tengo ad esprimere un senso di gratitudine e anche d'orgoglio da aquilana per quella straordinaria vocazione a fare cultura che è propria della nostra città e che voi da sempre avete incarnato, sin dagli anni 70, con i vostri corsi sperimentali, con tutti i corsi che lei ha illustrato. Ecco, voi siete una parte importante della identità di questa città. La provincia non poteva non esserci in mezzo a molte difficoltà di bilancio e tagli, non poteva non esserci in questa attività di sostegno. Quindi l'augurio rinnovato a tutti quanti, anche a noi, è di continuare a lavorare bene. Molti auguri e bocca al lupo a tutti. Grazie Assessore. Naturalmente l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila non è soltanto della città dell'Aquila, ma è patrimonio dell'intera regione. E per rappresentanza appunto dell'ente regione abbiamo il presidente della commissione cultura del consiglio regionale d'Abruzzo, Maurizio Di Nicola. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Ho promesso al professore un intervento lampo, quindi tenterò di essere almeno in questo rispettoso della promessa fatta, ma ho il dovere di portare il saluto del presidente D'Alfonso, che si scusa di non poter essere qui e mi ha sollecitato poco fa, nonostante, come potrete ascoltare, qualche problema di leucetine, ed ho raccolto con piacere l'invito, anche perché ascoltate la lezione magistralis del professore, credo che non capiti spesso. Il mio saluto e il mio ringraziamento quindi a voi, e due cenni su qualcosa che ho ascoltato nella relazione introduttiva del presidente. Abbiamo come Regione Abruzzo il dovere di conquistarci la nota di merito per l'anno che verrà. Ho ascoltato i ringraziamenti all'amministrazione comunale, ringraziamenti all'amministrazione provinciale, raccogliamo questa sfida di poter venire qui l'anno prossimo ascoltando anche i ringraziamenti all'amministrazione regionale. Che dire, in particolare ai ragazzi che ho di fronte, oltre che a voi, corpo docente, consiglio accademico, che vi spendete per la formazione e per l'alta formazione, in questo caso dei nostri giovani. Abbiamo tutti insieme come comunità nazionale una sfida da raccogliere, che è quella della ricomposizione di una coscienza civile che si è dispersa. Io credo che soprattutto per l'Italia, per il patrimonio che esprime l'Italia in termini di arte e cultura, e quindi della conseguente libertà che ne deriva e della conseguente bellezza che ne deriva, perché è un'educazione alla bellezza e alla libertà, l'arte e la cultura, io credo che voi siate chiamati più di altri, siate convocati a questa sfida di ricomporre la spina dorsale della nostra nazione. Viviamo un momento particolare, lo abbiamo vissuto in Regione Abruzzo in occasione di questo bilancio, avendo dovuto fare delle scelte difficili in tema di sovvenzionamento e contributi alle istituzioni culturali, perché abbiamo dovuto piegarci ad alcune regole dell'Unione Europea che intendono le istituzioni culturali come imprese. Io ho detto, ho ripetuto e voglio cogliere anche questa occasione per ribadirlo, che non condivido questo approccio ideologico che danneggia nell'ambito dell'Europa continentale forse molto più noi che altre nazioni, ma fino a quando non avremo la forza politica di imporre una trasformazione di questa regola dovremo sottostare. Allora la sfida diventa quella di saper trasferire e fare cultura
di farla anche con dei criteri aziendali, almeno per questo periodo in cui siamo costretti a confrontarci con un ordito normativo che non è il nostro autonomo nazionale, ma dobbiamo avere la voglia e l'orgoglio di ripartire attraverso questa che è la nostra eccellenza. Leggevo alcuni documenti relativi all'alta formazione in questi giorni dove si dice che in termini di PIL un maggiore investimento nazionale potrebbe produrre addirittura un 5% in più, 1,5 milioni di lavori, credo che fosse una ricerca Union Camera del 2013 che è stata utilizzata dal Ministero per degli approfondimenti tematici anche relativi all'alta formazione artistica e musicale, è una battaglia sulla quale la Regione Abruzzo vuole investire. Il Presidente D'Alfonso sul punto dell'investimento culturale non ha ancora fatto quello che in animo di fare, perché abbiamo dovuto affrontare tutto un processo di ricomposizione e riorganizzazione della macchina amministrativa che era letteralmente disorganizzata dal punto di vista dell'efficienza e quindi della funzione, così come il Presidente D'Alfonso ha voluto raccontare alla Regione Abruzzo. Ci sentiamo quindi impegnati a tornare l'anno prossimo e prendere la nostra medaglia, sapremo essere all'altezza. Intanto buon lavoro a voi e buon lavoro ai nostri studenti. Saluto anche da parte della professoressa Giovanna Cassese, la macchina da guerra che non ha definita sindaco dell'Aquila, perché l'anno scorso veramente ha dato tutto per rimettere in carreggiata queste istituzioni. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie veramente per essere qui, ringrazio il direttore ed amico Marco Brandizzi e il presidente Roberto Marotta, amico come direttore, ringrazio tutti qui in Accademia per avermi invitato e per me motivo di gioia, di grande gioia, una gioia che mi ha pervaso fin da ieri sera quando ho pensato sì, ce la farò. In questo momento essere all'Aquila è veramente importante per voi studenti, per noi docenti, per me che ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare qui, di lavorare in sintonia con il corpo docente, con gli studenti e con l'amministrazione, che ringrazio fortemente. Solo due parole. Penso che tutti dovremmo venire all'Aquila almeno un giorno, tutti dovremmo lavorare almeno un anno, tutti potremmo studiare qui. Penso che l'Aquila sia oggi, al di là di tutto, un grande simbolo, una grande chance, un grande momento di cultura per l'Italia, una grande sfida per il nostro paese. Una sfida che si gioca tutta sulla ricostruzione, che non è soltanto delle case, ma una ricostruzione intellettuale, morale, etica e di futuro. E credo che, come ha detto Michelangelo Pistoletto il 10 aprile, l'Aquila può essere epicentro di rinascita. L'Aquila può essere epicentro di rinascita non per l'Aquila, per l'Italia, per l'Europa. E credo, e questo è l'appello che faccio, che ho fatto anche per iscritto, ringrazio il sindaco per quello che mi ha detto e do a tutta la città la mia disponibilità a lavorare in sintonia con chi lavora sul contemporaneo. Credo che il ruolo degli artisti in formazione e degli artisti, sia oggi essenziale per la ricostruzione dell'Aquila. Ritengo che una call di artisti internazionali ci vuole il coraggio, mettere insieme le forze che ci sono qui, che già lavorano da sempre sul contemporaneo e in primis l'Accademia, far sì che l'Aquila diventi grande laboratorio di formazione e di creazione, grande momento, perché è una sfida anche il terremoto e si possono fare cose grandi come si sono tentate di fare a Gibellina grazie a Corrao, oppure si possono fare grandi cose come l'ha fatto Lucia Meglio con Terremotus, perché penso che gli artisti sono generosi, sono grandi, hanno le idee e hanno coraggio. Oggi in Italia ci vuole il coraggio di scegliere l'Accademia per creare il proprio futuro, il coraggio di crederci e venire a insegnare, e qui è il luogo del coraggio. Grazie per essere qui. Grazie ancora per essere qui. La parola adesso al direttore Marco Brandizzi, che poi chiamerà qui con noi Achille Bonitoluca. Grazie in primo luogo tutte le autorità presenti, soprattutto ecco, le amministrazioni comunali, provinciali e regionali, con le quali noi vorremmo veramente iniziare un rapporto di collaborazione. Quindi non verremo da voi a chiedere finanziamenti per le nostre iniziative, ma verremo da voi effettivamente per cercare una collaborazione. E i programmi dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila saranno collegati strettamente con il territorio, perché questo è il luogo dove noi viviamo, dove noi siamo.
quindi i rapporti internazionali saranno importantissimi, ma anche, come dire, ricreare qualcosa che effettivamente negli ultimi anni non c'è stato. Ringrazio il presidente Roberto Marotta e il direttore Giovanna Cassese, che ha appunto presieduto questa accademia, ha diretto questa accademia l'anno passato. Ringrazio, devo dire, tutto il corpo docenti e la struttura amministrativa per aver permesso l'organizzazione di questa giornata, e ringrazio particolarmente, devo dire, il nostro ospite, il professor Achille Bonitaveniva, per aver accettato il nostro invito. Come sapete, come ricordava il presidente, il professore è stato docente di questa Accademia di Belle Arti, insieme con altri grandi personalità come Carmelo Bene, Silvano Cussotti, Enrico Castellani, Gino Marotta. Alcuni di questi professori insegnavano i cosiddetti corsi speciali, che sono stati istituiti per la prima volta proprio dalla nostra istituzione, perché la nostra istituzione era un'accademia pilota, era un'accademia sperimentale. Quindi Carmelo Bene e Silvano Cussotti insegnavano in questi corsi, che sono stati inseriti proprio apposta dalla nostra istituzione. E noi vogliamo continuare un pochino questo tipo di sperimentazione, la vogliamo, come dire, riscoprire, certamente seguendo la nostra logica. I tempi sono diversi, quindi i collegamenti alla realtà ci pongono domande e situazioni diverse. Quindi noi abbiamo una serie di progetti che vogliamo realizzare. Il Presidente ricordava il nostro laboratorio che inaugureremo tra il 17 e il 18 febbraio, un laboratorio che abbiamo solamente noi, ad altissima tecnologia, che permetterà la realizzazione effettivamente di tutta una serie di oggetti, una sorta di ready-made, diciamo, costruito però in casa. E quindi tutto questo ci permetterà effettivamente di essere all'avanguardia. Questa è solo la prima parte di questo laboratorio. La seconda parte riguarderà una sperimentazione ancora più pura, che riguarderà soprattutto la realizzazione di opere robotizzate utilizzando la piattaforma Arduino. Su Wikipedia potrete vedere di che cosa si tratta, non voglio adesso dilungarmi su questo. E quindi potremo anche realizzare tessuti e supporti intelligenti, partendo da un presupposto, perché vedete, la tecnologia può effettivamente nascondere la mancanza poi di idee, progetti, come dire, pensati. E quindi noi partiamo da questo presupposto che un supporto, un tessuto, sono comunque intelligenti, anche classico, intendo dire, anche una tela di lino, anche una superficie di legno. L'artista sa, come dire, dialogare e quindi quando realizza un'opera la realizza in modo, come dire, quasi collettivo, appunto. E possiamo dire che l'opera d'arte è una sorta di sintesi tra quello che vuole l'artista, quello che pensa l'artista, il materiale che risponde evidentemente alla sensibilità dell'artista, e poi chi guarderà e chi criticherà e osserverà ovviamente quest'opera. Quindi ecco che quello che noi pensiamo come risultato individuale è in realtà un risultato collettivo. Quindi questo è il nostro primo progetto. Dicevo a proposito sempre dei tessuti intelligenti che la scuola di Sant'Anna sta lavorando già su questo, certamente per motivazioni completamente diverse. Loro stanno realizzando tessuti intelligenti in relazione ai bambini e ai ragazzi autistici, no? Sono tessuti che si possono indossare e questi tessuti danno, se rispondono, ci dicono se i bambini effettivamente sono sensibili, hanno una loro sensibilità. E quindi noi ovviamente lo utilizzeremo per cose completamente diverse. Appunto, abbiamo detto questo progetto, come ce ne sono tanti altri, adesso non mi voglio dilungare, però sicuramente noi vorremmo realizzare una mostra che si chiamerà Suite Eremi, e qui veramente vorremmo coinvolgere la regione, il comune, la provincia, e dove saranno, voglio dire, dei workshop in pratica, dove studenti e artisti invitati potranno effettivamente lavorare in questi luoghi. Intendiamo anche ovviamente la città dell'Aquila, quindi lì ci sarà un centro, una sorta di centro, e poi sparsi nei vari eremi e sparsi in Abruzzo noi potremo effettivamente realizzare questi laboratori. La cosa interessante è che il workshop inizierà dal percorso che gli studenti e gli artisti dovranno fare per arrivare a questi eremi. Quindi ecco che il progetto è abbastanza complesso. Un altro progetto ovviamente riguarderà la biblioteca, la ristrutturazione della biblioteca, e riguarderà
ha già riguardato in realtà il teatro dove, dove siete presenti. Il teatro è stato messo a norma e noi lo vorremmo utilizzare sia come aula di scenografia e sia come, come luogo aperto al pubblico. E prima di dare la parola al professore Achille Bonitoliva, vorrei dire agli studenti di fare molta attenzione a questa lezione. Nel 2012 è stata ristampata la copia dell'Ideologia del traditore. Ecco, questo testo è importantissimo. Questo testo anticipa di qualche anno il pensiero postmoderno, anticipa di qualche anno la società liquida di Bauman e si collega filosoficamente e indirettamente direi anche al pensiero di Karl Popper, in particolare alla sua teoria della falsificazione, dove il filosofo, lo scienziato tradiscono l'idea che loro stessi hanno elaborato in funzione proprio di una maggiore conoscenza. Ecco, quindi fate molta attenzione ad ascoltare questo tipo il discorso che ci farà appunto il professore, anche perché voi siete completamente immersi in questo tipo di pensiero, anche se Maurizio Ferraris e altri filosofi in qualche modo mettono in parte in discussione il pensiero appunto postmoderno, parlano di nuovo realismo. Quindi voi vivete un pochino questo momento particolarissimo, dovete fare effettivamente come dire, comprendere bene questo, questo passaggio. Inoltre si parla anche di una sorta di ritorno al radicalismo ideologico, vedete le bandiere nere in qualche modo dell'ISIS ci riportano a un radicalismo ideologico e religioso un po' sconosciuto, ecco, a noi, quindi viviamo un po' questa esperienza in maniera particolare. Ecco, noi parleremo, voglio dire, io ho anticipato questa cosa per dire sì, questa è una inaugurazione, quindi è una sua formalità, ma noi entriamo subito nel merito delle questioni, vogliamo entrare subito nel merito delle questioni. Questa è una giornata di lavoro. Chiedo al professore Achille Bonitoliva di venire. Ci sono vari motivi che mi hanno fatto immediatamente accettare l'invito di Marco Brandizzi per inaugurare l'anno accademico qui all'Aquila. Il primo è stato accennato, è quello che quando ancora ero un enfant prodige, adesso sono un prodige, ma allora fui chiamato e beneficato dal vero fondatore dell'Accademia delle Arti dell'Aquila, che si chiamava Piero Sadun. Degli Otto, un gruppo sostenuto da Cesare Prati, che spostava l'arte italiana anche dal figurativo verso l'astrazione. Un uomo colto, direttore, fondatore, ci incontriamo, gli faccio simpatia e posso capirlo. E comincia questa avventura con la chiamata di una serie di artisti, di personaggi della cultura italiana, perché immediatamente quando ci incontriamo riusciamo in qualche modo a stabilire un accordo sul piano progettuale, su un'idea dell'arte contemporanea che è un'arte dello sconfinamento, dell'intreccio, del molteplice, dell'attraversamento, della interdisciplinarità. Ci troviamo di fronte a, quindi era il 68-69, a un'accademia che aveva ancora un'identità da bottega medievale, dove la manualità prevaleva, insegnata poi spesso più che da artisti e da artieri, che gli arti producono, quindi una fattualità, una manutenzione, una manifattura che nasceva più dalla trasmissione di varie tecniche. Noi ci poniamo e poniamo il problema invece di assediare questa sorta di
impostazione scolastica medievale con dei corsi speciali, e quindi si filmò estetica, psicologia della forma, fotografia, corso delle avanguardie, antropologia culturale, e chiamammo Fabio Mauri, chiamammo Ceroli, Enrico Castellani, Paolo Scheggi, fino ad arrivare poi Carmelo Bene, Silvano Bussotti, e io per 2 anni feci il vice direttore dell'Accademia. E devo dire che c'è anche uno strano gap tra l'apertura degli studenti, la loro ammirazione verso noi che già facevamo un lavoro, diciamo, di risonanza, e però allo stesso tempo un contesto che non permetteva a questi studenti di avere alle spalle una cultura di assorbimento così intensa. E quindi c'era anche per un momento un piccolo stallo, un intervallo, che però fu immediatamente ricuscito dalla partecipazione. Quindi primo motivo, dopo 45 anni di Donna all'Aquila, diciamo, è chiaro che torno all'Aquila, città martoriata dal terremoto, città emblematica per la sua grande storia, città che però nello stesso tempo è un serbatoio, un deposito di memoria culturale e religiosa, città che è, a mio avviso, una cartina di tornasole anche per l'intero paese. Mette al centro il bene culturale come motore di una ricostruzione, città che permette di restituire anche un pregiamento tra le antichità che vanno conservate e il contemporaneo che ha l'urgenza di intervenire, e quindi responsabilità nazionali, ministeriali, governative, rapporto con la politica, in un momento in cui la politica è in crisi, per non solo una disonestà storica che ha alle spalle, diciamo, direi proprio un'antropologia, oltre che un'economia, fattori politici ma anche identità di un paese che è multimunicipale, che, come diceva Guicciardini, ha sempre lavorato sul particolare, sulla singolarità, sull'individualismo, non ha avuto mai uno spirito solidale. Quindi questo direi stratificato, poi si arriva al Concilio di Trento, quindi una civiltà controriformista che col perdono mette tutto a tacere. D'altra parte, col perdono abbiamo però vinto il terrorismo in Italia, per dire che è uno strano, diciamo, l'indulto morale in qualche modo, oltre che giuridico, penale, eccetera. Quindi L'Aquila oggi è in qualche modo una città che propone la possibilità di affrontare problemi molteplici. E infine, questo ve lo dico, non è che lo sanno tutti, da parte di mia madre c'è una discendenza con Celestino V, il Papa, Pietro Morone. La mia famiglia, da parte di mia madre, ha questa provenienza. Quello che fece il gran rifiuto, e infatti per questo io non rifiuto niente, nemmeno di venire all'Aquila. Quindi c'è proprio, come dire, un motivo sentimentale, personale, che dichiaro a voi per farvi capire che c'è una partecipazione anche, se si può dire, infantile e sentimentale. Detto questo, mi sono giustificato, me ne vado. Oh no. Trattieni, dai. Ci devo rimanere. Allora, che cos'è l'arte? Scolasticamente possiamo dire che l'arte sono tutte le opere pubblicate nei libri di storia dell'arte. Ma se ci avviciniamo al contemporaneo, all'attualità, un'epoca in cui sono cambiati i parametri, i valori, i modelli, che cosa è l'arte? Qual è la differenza, come dico io, tra artisti e artieri?
che funzione ha l'arte? Direi che in un'epoca come la nostra l'arte può ritornare al centro di un'attenzione collettiva proprio a partire dalla rifondazione della sua autonomia. Per me l'arte è il massaggio del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. In questo senso l'arte è sempre pubblica, anche se parte, diciamo, da un atto solitario e di solitudine. Paradossalmente l'arte ha molto a che fare con il terremoto. Caro Marotta, lo sapeva questo? E adesso gli spiego. L'arte è una produzione di una catastrofe linguistica, di rottura dell'equilibrio tettonico del linguaggio interpersonale, quello che ci permette di comunicare, e l'irruzione della fantasia, di un impulso, di un furor personale che l'artista immette, direi, sulla pianura del linguaggio collettivo. L'arte inizialmente è un atto distruttivo che altera, modifica, è un atto antisociale, ma che poi trova una sua, sviluppando come una craquelure, una smagliatura come le calze di nylon delle donne, una ricucitura che permette un risarcimento, il bisogno di restituire dopo la rottura, la ricostruzione. Nietzsche diceva che per creare bisogna prima distruggere e poi rifondare. Quindi l'arte in generale, ma l'arte contemporanea in particolare, nasce da questo doppio statuto distruttivo e ricostruttivo, da un iniziale gesto edipico di ribellione, di rivolta. E lo ha fatto per secoli a partire dal principio di invenzione. Ed è, direi, tutta la storia dell'arte occidentale poggia su questo principio evolutivo, impregnato di una sorta di ideologia del darwinismo linguistico, dove a ogni linguaggio succedeva un altro, una progressione, uno spostamento in avanti. Proprio perché la cultura occidentale poggia sul principio di azione, di trasformazione della natura in storia. Il logocentrismo che abita la cultura occidentale specialmente, assolutamente sviluppa un'idea di arte diversa da quella che è l'arte nei paesi orientali, dove questa parola non esiste nemmeno in alcuni casi. Noi perciò parliamo di quell'arte che antropologicamente appartiene alla civiltà occidentale, dove i vari linguaggi sviluppano una progressione di conquista dello spazio. Così poi, non a caso, si passa dalla bidimensionalità medievale a uno sfondamento progressivo che passa attraverso Masaccio, arriva piena da Francesco, a Ruggero, la prospettiva, che corrisponde anche a un'epoca di evoluzione in cui, col Rinascimento, l'uomo è al centro dell'universo. Chiunque fa per fortune sue, ciascuno è arbitro della propria fortuna. La vita è regolata dal principio di ragione. Ogni soggetto è responsabile di quello che fa, ma può occupare, conquistare, trasformare la storia. Questo principio, in termini linguistici, significa l'uso della geometria euclidea, poggiando sui principi di proporzione e simmetria, un equilibrio che porta l'artista a misurare lo spazio bidimensionale della tela come luogo in cui si può creare una profondità ottica. E tutto questo, principi di armonia, proporzione e simmetria, abitano
la mano dell'artista rinascimentale, perché la prospettiva nei paesi nordici è il frutto anche di macchine ottiche che sviluppano quindi anche una protesi tecnica di assistenza dell'artista, ma tutti al servizio di questo ottimismo produttivo, frutto anche di una evoluzione della storia. Per cui sviluppo dei linguaggi, progressione, superamento di varie linee, passaggio dalla bidimensione alla profondità, e nello spazio prospettico abita l'uomo, il principe, e alle spalle o la corte o la natura, ma c'è il dominio del principio logocentrico. E solo che pochi, non dico, non lo sanno, ma bisogna considerare che il Rinascimento in sé è un periodo di storia brevissimo, 30-40 anni. Immediatamente succede, nella seconda metà del 400 verso la fine, una trasformazione storica, eventi che modificano l'ottimismo dell'uomo rinascimentale. La scoperta dell'America, 1492, l'uomo scopre che esiste un continente molto più vasto dell'Europa. Il passaggio a Keplero e Copernico, si scopre che non è il Sole a girare intorno alla Terra, la Terra abitata dall'uomo, è il primate nella scala degli animali viventi, in quanto portatore di ragione è più vicino all'immagine di Dio, ma il contrario. È la Terra, un satellite che gira intorno al Sole. Quindi crollo di una certezza scientifica. La nascita della finanza moderna, il potere astratto e concettuale del denaro, per motivi anche ovvi, per portare i vari mercanti italiani i soldi per andare ad Amsterdam o altrove con i contanti, c'erano continuamente briganti, ladri per strada. Per cui c'era immediatamente il fatto che questi prendevano il denaro e questi vari banchieri dovevano tornare indietro. Ecco il potere astratto. Nasce la cambiale, nasce l'assegno, nasce, direi, quello che poi porta oggi ad internet, no? La smaterializzazione anche del denaro. C'è poi nel tempo il passaggio dalla filosofia aristotelica a quella neoplatonica. Con Aristotele si celebra la mimesis, l'imitazione della natura, con ritorno al Marsilio Ficino, del platonismo, l'arte diventa rappresentazione del mondo delle idee, entra un lato concettuale nell'arte, fino a portare a Leonardo che dice che la pittura è cosa mentale. C'è il passaggio degli artisti da una condizione artigianale iscritti alle corporazioni medievali ancora in una nuova condizione che non è più legata alla manualità. C'è il sacco di Roma, 1527, Carlo V che arriva a Roma e mantiene a sacco, diciamo da scacco, mantiene sotto dominio la città con gli anzichenè che abitano con i loro cavalli nella chiesa di San Pietro. Quindi la sottomissione, lo shock della opinione pubblica cattolica. C'è Machiavelli con la sua teoria del realismo politico. Quindi la separazione tra politica e morale. L'artista che aveva vissuto fino a quel momento un potenziamento, un'identificazione di valori con la storia, gli stessi valori della politica e del principe, fino a Raffaello, già nasce allora un atteggiamento di inquietudine
artista comincia a sentirsi spiazzato, senza parametri, assistito sì da questa fiducia alla ragione dell'utilizzare la prospettiva, che però dovrebbe misurare ormai un mondo smisurato, disarmonico. E non dimentichiamo Lutero, che ad Heidelberg iscrive le sue bolle contro la simonia della Chiesa Cattolica, una corruzione, onestamente, no, per dire che siamo dei grandi signori, abbiamo un passato anche in questo senso, ovvero l'acquisto di indulgenze attraverso la dazione di denaro, che era anche un modo però per la verità per la Chiesa per mantenersi, ma di fatto era proprio, come dire, perciò c'è la cappella degli scrovigni, no? Molti poi purtroppo fanno l'errore e pensano che sia Giotto, no, quello sono gli scrovigni che era una famiglia di usurai, e d'altra parte è per questo poi che nasce il purgatorio, lo stato intermedio tra paradiso e inferno, perché si tratta di salvare l'economia italiana, di permettere questo peccato che diventa veniale. In ogni caso, ecco che il moralismo nordico si impone, la moralità, l'etica protestante, nasce Lutero, assistito dai principi che fanno guerra a Carlo V, quindi con cui nasce tutto un conflitto e l'Europa si spacca a metà, cattolici e protestanti. E l'artista, in questo caos, è destabilizzato e anche impedito di poter ripercorrere e riconfermare la quiete linguistica a cui era approdato. E allora nasce il problema di che fare, visto che fino ad ora l'arte si era sviluppata, aveva avuto la forza di rappresentare il mondo nelle sue dinamiche, utilizzare il principio di invenzione. Come spostare questo principio? Ecco che c'è il passaggio al principio della citazione. Platone, la memoria, l'affermazione della soggettività sulla oggettività splendente della geometria euclidea, la rappresentazione dello stato d'animo, del punto di vista personale, sviluppato fino all'alterazione della prospettiva, al superamento dei principi di armonia, proporzione e simmetria, fino ad arrivare all'anamorfosi, all'uso di un colore che non è più naturale ma inventato, alterato, sembrano già quasi dei colori al neo. Pensate a Pontormo, Beccafumo e Bronzino. L'artista si accorge che rappresenta un mondo in movimento, la sua distonia con la realtà, ma che non ha un rapporto frontale, prima di adesione al potere, ma adesso questa frontalità è impossibile, né con la sua arte può creare una modificazione del reale. Prende coscienza di avere una posizione di lateralità rispetto al mondo. Io scrissi il mio primo saggio sul manierismo nel 71, quando vinsi il concorso universitario, che, per cui dopo 2 anni di accademia lasciai qui e entrai all'università, e sviluppai questa idea della lateralità a proposito del traditore. Devo dire, avevo conosciuto Roland Barthes, che già intravedeva, diciamo, una posizione diversa rispetto all'engagement, all'impegno frontale dell'artista. Chi è il traditore? È quello che è uno che guarda il mondo, non lo accetta, vorrebbe modificarlo, ma non si muove.
vivi tutto nello spazio della riserva mentale. E questa riserva mentale si riproduce nella metafora, nella metonimia, nelle allegorie dell'arte. Quindi l'artista è uno che introietta il dissenso, lo propone dissimulandolo, puntato sull'autonomia dell'arte attraverso la memoria. Non ha la forza di creare un nuovo linguaggio, come se soffrisse di una sorta di esaurimento storico. E quindi il principio di citazione, ma citare significa creare delle interne modificazioni. Perciò vi dicevo, la simmetria, il colore mentale, l'anamorfosi. E questi artisti però, all'inizio, ovviamente vengono assorbiti in una sorta di paragone e quindi, non dico sottovalutati, ma visti in una luce di valori sproporzionato, vengono chiamati manieristi, ovvero artisti che dipingono alla maniera di Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Questo passaggio al manierismo io l'ho studiato nel mio libro Ideologia del territorio, e poi un libro che ho pubblicato con Feltrinelli nella prima edizione del 1976, quando c'erano gli anni di piombo, in cui c'era il mito e la supremazia del politico sul culturale, in cui c'era la prevalenza dell'ironia assembleare, del noi rispetto all'io. Io ribaltavo tutto questo e restituivo, almeno in questo mio testo, una lettura ampia che riaffermava l'autonomia dell'arte. Ma questo lo si riscontra anche non solo negli arti, il mio libro tratta di letteratura, di politica, perciò dicevo Machiavelli, arriva fino a Shakespeare. In Otello c'è una lode che Otello fa a Iago, che io riproduco nel libro. Otello è contento del servilismo di Iago, gli riporta il fazzoletto, inventa delle storie, eccetera. Dice il mio buon Iago, e Iago dice: io non sono che un critico. Ecco, la lateralità, la figura che passa, che vive attraverso interposte passioni. Iago utilizza la gelosia di Otello per raggiungere, colpire Desdemona. L'artista è qualcuno che utilizza la metafora e l'allegoria per rappresentare il mondo, ma non riesce a toccare con le mani la realtà. Perché l'arte diventa metalinguaggio, l'arte diventa la memoria di un linguaggio citato, riportato, anche se internamente trasformato. Questo porta naturalmente al passaggio, poi dal manierismo al barocco, alla temporalità che entra prepotentemente, il tempo. La sinossità barocca, Borromini, Bernini. Quindi uno spostamento dell'arte, ma finalmente a partire dall'accettazione che l'arte è cosa mentale e quindi che il principio di memoria non è un principio puramente psicologico, è la conquista di una stabile soggettività che l'artista vuole rappresentare. La separazione dalla politica significa appunto non fare arte di propaganda, oppure anche se la fa, bisogna avere una grandezza come il barocco romano, che è un'arte di propaganda, ma che nel tempo si emancipa totalmente dai motivi che spingono la Chiesa a voler arricchire, imbellire in maniera monumentale la città di Roma per richiamare quei pellegrini che si erano scostati per questa idea di corruzione che i principi delle grandi famiglie romane
esprimevano nella elezione dei vari papi con i vari fronti. Quindi l'arte viene riconosciuta per i suoi valori interni, e l'arte deve affrontare appunto in maniera realistica anche questa coscienza della lateralità. Nel mio libro la frase introduttiva di Machiavelli è per forza o con frode, perché questa è la struttura del principe di Machiavelli, quindi dove la politica e il suo realismo deve sempre affermare il suo primato, e quindi che l'arte deve sviluppare dei valori anche interni, mimetici, non di assecondamento, perché l'arte del manierismo è un'arte del dissenso, di permanente dissenso, e nella sua evoluzione porta poi, diciamo, all'arte contemporanea. Pensate, d'altra parte, a proposito di citazione, dico il Rinascimento e la ripresa di un'idea di plasticità. Citazione. D'altra parte, l'ellenismo rispetto alla scultura greca, che cos'è? Se non la contaminazione della purezza concettuale della scultura greca col territorio dove l'ellenismo si espande. E si arriva alla scultura greco-romana. Quindi il principio di contaminazione, di assemblaggio, di riconversione stilistica è sempre esistito, ma si innerva nel manierismo in maniera prepotente proprio nell'arte italiana, in quanto prende di contropiede il principio di invenzione e l'ideologia del darwinismo linguistico. Questo principio però, con il progresso della tecnologia, riprende i piedi, in quanto c'è l'ottimismo della borghesia europea che attraverso la protesi, la macchina, sviluppa la società moderna, la città moderna, una fiducia che, dell'uomo in strutture, in arti meccanici, nel senso degli arti proprio di macchine, capace di creare e standardizzare il prodotto. C'è un esodo dalle campagne verso la città, quindi una serie di drammi e progressi che si sviluppano in Inghilterra, in Francia, in Germania, specialmente in questi paesi, per cui c'è da affrontare la città moderna, l'uomo numero, e se voi pensate un po' al Flaner, alla figura che Baudelaire sviluppa, la città che produce curiosità ma anche smarrimento, piacere, erotismo ma anche stordimento, è proprio il frutto di una dimensione di solitudine che già si comincia a intravedere, e poi anche c'è la competizione dell'artista che finalmente si rende conto che la manualità di per sé, il trompe-l'œil, non è più sufficiente a rappresentare un universo che è materialmente in movimento con la nascita della macchina moderna. E quindi il bisogno dell'arte di misurarsi con la fotografia, la DAR, che poi ospitava sempre degli artisti, delle riunioni nel suo studio. La fotografia che in qualche modo ritaglia la realtà, la incornicia, la sospende il tempo e comincia a rappresentare anche un universo anonimo, la realtà quotidiana, quindi attraverso l'istante, la temporalità. Ecco che allora l'arte riprende, vedete, una competizione, ma anche a partire dal proprio specifico. Quindi c'è questa continuità con questo concetto assoluto dell'autonomia dell'arte, della sua evoluzione interna. In un momento di ottimismo storico, economico e sociale, dopo quelle varie Expo, eccetera, diciamo che cominciano a percepirsi fenomeni di precoce globalizzazione, di un'arte che
diciamo, più che immortale è universale, perché la tecnica supera ogni barriera. E quindi l'impressionismo, si capisce, no? Poi dopo ci sarà l'espressionismo, la psicanalisi, poi naturalmente col futurismo l'apologia della macchina, col surrealismo, diciamo, Breton, prima con Marinetti, abbiamo involontariamente la risaputa di Freud, quasi, la scoperta dell'inconscio, cioè che l'uomo è frutto di pulsioni interne che superano fino anche ogni resistenza razionale. Il dadaismo con Duchamp, che è un grande pericolo, il re di Medi, il caso intelligente, scoperte di principi che in qualche modo assecondano anche la progressione, il principio della spazio-temporalità, relatività di Einstein, dell'interpretazione di Heisenberg, dei quantum di Planck. Quindi un'arte contemporanea che asseconda un futuro di presente non più stagnante ma in evoluzione, e che naturalmente asseconda anche una speranza politica, il marxismo, una trasformazione, il superamento delle negatività della storia, della miseria, dell'alienazione, il recupero delle periferie, lo sfruttamento dei minori, dei vari opifici in Inghilterra, in Francia, in Germania, le lotte operaie, e gli artisti partecipano, diciamo, con un'adesione alla sinistra politica, e che è in qualche modo frutto anche di una posizione in questo senso, perché l'ideologia del darwinismo linguistico sostanzialmente è simmetrica all'ideologia, diciamo, del progresso. L'idea di progresso è un'idea di darwinismo storico, di un'idea evolutiva della storia che si muove in avanti superando le antinomie e procedendo verso sorti migliori per l'umanità. C'è un ottimismo nell'arte contemporanea, al di là che è un'arte anche di lotta, proprio diventando un po' di governo. È frutto anche però di un assorbimento dell'arte contemporanea, un'accettazione. Quindi questa identificazione tra ideologia del darwinismo linguistico e ideologia evolutiva della storia, frutto di uno storicismo filosofico che ha avuto un grande sviluppo a partire dalla Germania, ma che si è diffuso in tutto il marxismo internazionale, si può dire, questo ottimismo ha prodotto a un certo punto anche un asservimento, non per le avanguardie, ma i cosiddetti realismi dell'arte verso la politica. Ma quello che è importante è capire che nel momento in cui la storia l'ha favorito, questa evoluzione, questo tipo di coscienza, di generosità, di sperimentazione, ha permeato tutta l'arte, specialmente occidentale, e delle, naturalmente un'arte che è principalmente urbana, un'arte che ha a che fare con come la velocità della macchina e anche l'inquietudine psicologica dell'individuo. E tutto questo poi viene, si arresta per un periodo. Fascismo, nazismo, salazarismo, franchismo ti portano gli artisti a un principio di realtà e per un momento devono sospendere la loro guerra verso la modernizzazione, che però poi ripiglia col dopoguerra, con le neoavanguardie. E abbiamo, come sappiamo, l'action painting, l'informale, il new data, la pop art, procedendo fino agli anni 60, se devo dire, con diciamo, l'antiforma, l'arte povera, fino agli anni 60, in cui c'è una ripresa e si capisce anche perché l'action painting, si capisce perché l'informale, l'uomo esce dalla guerra, da una distruzione, da una carneficina,
c'è stata la bomba atomica su Hiroshima. E quindi l'arte diventa come una cicatrice che dà permanenza a una sofferenza che non può dimenticare le atrocità, sempre attraverso la rappresentazione di un'arte che quindi non mima più le cose, ma attraverso i procedimenti interni linguistici che arriva a produrre questo tipo di testimonianza. Poi, dopo questa sofferenza, riappare l'oggetto nell'opera, ecco, Iudada, accanto alla gestualità, al vitalismo. Dopo Pollock arriva Rauschenberg e Jasper Johns. In Europa e in Italia abbiamo Burri e Fontana, questo grande chirurgo che con un gesto supera, ecco, a proposito di profondità, supera il muro del suono della pittura, taglia, sviluppa la lezione rimasta nel futurismo, apre lo spazio e là dentro poi nasce l'idea dell'installazione. Come un palcoscenico che si spalanca. Ma tornando agli anni 60, diciamo che in questa espansione, in questa anche identificazione generosa dell'arte che cavalca un'idea di futuro, un'idea prospettica di progresso, ecco che però alla fine poi, negli anni 60, la crisi Cuba, che si scopre che è in fondo un braccio armato della Russia, che Russia, e si sa ormai, c'è la burocrazia della rivoluzione, c'è la crisi dell'ideologia, c'è l'extraparlamentarismo che in maniera molto generosa affronta e si confronta con la burocrazia anche dei partiti di sinistra nei paesi, e molti artisti aderiscono a tutto questo. Ma diciamo, però, c'è il crollo dell'ideologia, c'è il crollo di un'idea di progresso. E c'è la domanda: che fare? Io come Lenin mi faccio questa domanda, e lì nasce la transavanguardia a partire dalla mia esperienza, dall'ideologia del traitore, e intravedere attraverso il neomanierismo della transavanguardia questo passaggio dove l'arte ripiglia di nuovo la coscienza metalinguistica dell'arte, l'affermazione della propria autonomia, strumenti che sembravano obsoleti come la pittura, dopo il feticismo tecnologico che è arrivato fino alla videoarte, alla smaterializzazione dell'opera, dell'arte concettuale, c'è il ricordo del piacere della pittura, della contaminazione tra astratto e figurativo, c'è anche il superamento della, diciamo così, della impersonalità dell'opera. Fino agli anni 60 c'è una sorta di privato, specialmente dell'arte americana, sull'arte europea, malgrado l'importanza di molti artisti europei e italiani, naturalmente. Perché prevaleva l'ideologia del prodotto su quello del produttore, e questo è tipico di una società del consumo. Transavanguardia come arte di attraversamento e transizione, arte in movimento, contaminazione tra anche la storia delle avanguardie, che è un termine conservato, e però anche la possibilità di restituire un'identità al soggetto che la produce, un'identità antropologica, quindi non territoriale, dialettale, salgente autistica, non volevo dire. Come si dice? Autarchica. Come? Cioè rivolta autarchica. Autoreferenziale. Bravo. No, volevo dire autarchica proprio. Complimenti. Grazie. Bravo. Illuminatelo per un momento, perché uno ha diritto a 10 secondi di pubblicità. Autarchica. Un'arte di attraversamento, perché il trans, questo è il trans, quello di Roma, dove basta un trans
non è reato, no? Perché 5 invece, ma il questore mi ha detto che è associazione culturale. Quindi, la danza avanguardia vuole sviluppare sul piano teorico tutto questo, e producendo una lettura, direi, dei passaggi, che nell'arte ci sono, da una purezza puramente riformatrice a questa idea di contaminazione, di attraversamento, di riciclaggio, di riconversione e direi anche di destrutturazione. Infatti è possibile, senza stare lì solo a pensare al ricorso alla pittura come se fosse stata la quale conquista, perché si può dipingere in tanti modi, si può scolpire con tanti materiali. Tanto è vero che per me esiste anche una falsa avanguardia fredda, oltre quella italiana, europea, americana, che riguarda gli oggetti. E ci sono da Miuca a Foglio, tanti altri. Perché questi sono i principi che sono rimasti e che forse danno permanenza alle mie teorie, al di là del destino dei singoli artisti. Perché io sviluppo, come ho detto una volta, ripigliando Flaubert, che disse Madame Bovary, c'est moi. La transavanguardia, c'est moi. Il termine, la teoria, che a mio avviso ha ancora un'incidenza, insomma, vabbè, adesso parte un libro tradotto in tutto il mondo, ma quando, fino a che in Cina, cioè, se c'era qualche cinese, magari poteva testimoniare. E quindi, dicevo, questi principi costituiscono una base del postmodern che non va ridotto purtroppo all'architettura, ogni riferimento è puramente casuale. Perché il postmodern è un concetto che viene da molto molto lontano e che implica un po' quei valori e quelle strategie di cui io accennavo con quei termini di riferimento. Quindi l'arte, che cosa succede? Poi che arrivano dopo la danza avanguardia gli artisti, proprio perché c'è un ritorno all'identità, all'individualismo, procedono, secondo me, in filo indiano, ognuno sottoposto al proprio principio di responsabilità, che è un principio oggi, a mio avviso, centrale e importante, visto anche la crisi del noi, ovvero della politica. Ecco che l'io può anche acquistare e conquistare centralità proprio applicando questo principio di responsabilità. L'arte che cosa produce? Nuovi processi di conoscenza. L'arte è un inciampo, è, come dire, la capacità di catturare la disattenzione collettiva e implicare quindi un approfondimento. E per questo la mia attenzione per l'arte pubblica. E quando dico arte pubblica, non è l'arte en plein air fatta all'aperto e basta, ma significa applicarsi anche a un confronto con la storia, ma attraverso lo specifico. Io, Lodovico Corrao, che è stato il grande artefice della ricostruzione gibellina, mi chiamò, e tuttora ne sono responsabile per le arti visive, e quello che ha risposto in termini collettivi, ma costruttivi e non solo espositivi, perché la mostra da sola diventa sì simbolica, ma ha un tragitto breve, mentre quello che è importante è opporre alla distruzione caotica del terremoto un progetto ricostruttivo che lavora sulla continuità. Quando si parla di rinascimento, ed è stata fatta tutta una retorica a Napoli su questo, io ricordo invece che quello che stiamo facendo tuttora con le stazioni dell'arte, quello è il grande risultato, che nasce da un'intuizione di Pasolino e dalla chiamata a me e da un presidente che si chiama Gianni Silva, che è bravissimo, ingegnere Briazzolo, e abbiamo costruito 40 stazioni. In ogni stazione, secondo la tipologia dell'architetto che chiamiamo, io scelgo degli artisti a cui diamo committenza. Ci sono 160 opere e abbiamo creato quello che io chiamo un museo obbligatorio, perché la gente è obbligata ad attraversare, a vedere, a fermarsi,
a guardare anche distrattamente. Ecco che non è più il pubblico che va verso l'arte, è l'arte che si dispone come inciampo, diciamo, decontestualizzata come possibilità di un gioco ludico per l'occhio dello spettatore, e dico gioco ludico proprio come rafforzativo. Cioè dire, mentre con l'arte si può giocare nei musei e facciamo giocare i bambini, ma quello che è interessante è che invece nelle stazioni dell'arte si crea una continuità, una quotidianità, un rapporto di convivenza. Non c'è stato un gesto di effrazione o di teppismo. È stato scoperto un vecchio signore che a Piazza Dante puliva, dove c'è un'installazione di Conelsi 30 metri, con delle scarpe inchiavardate sotto delle transenne binari, il viaggio, il nomadismo, puliva queste scarpe. E c'era una niente da farci. Dice, ma perché? Perché per noi è un orgoglio. Cioè, quindi l'arte può aggirare anche, come dire, il nervo dell'intelligenza, colpirci anche alle spalle, attraverso l'empatia, attraverso l'emozione, può colpire ogni, oltre ogni alfabetizzazione. Il principio di responsabilità si va proprio a questo. Abbiamo creato a Napoli un'estetica del bello sotterraneo che però non approfitta di questo stato catacombale per dimenticarsi del sole, tant'è vero abbiamo cominciato adesso a ristrutturare anche delle piazze: Piazza della Borsa, Piazza Vanvitelli, Mater Dei e anche altro, senza, non vi voglio andare troppo, ma anche perché tutto questo è frutto di un progetto collettivo. Per questo io credo che oggi bisogna puntare sulla ricostruzione, sulla rifondazione, più che sull'evento espositivo, perché insomma, io ho fatto tante mostre importanti in tutto il mondo, francamente, diciamo, resta più la gloria mia personale per i cataloghi che si leggono, che poi più che per l'evento espositivo che, come dire, è transeunte e come dire tutti dovete morire. No, invece, ecco, ci sono le stazioni dell'arte, Gibellina, e ci sono anche, diciamo, altri fenomeni in altri paesi. Sono l'esempio, parlo di questi due italiani, proprio dove è possibile recuperare l'idea di memoria, di citazione, di soggettività, senza scalfire il bisogno dell'artista di confrontarsi. Ma il confronto non significa la superbia coscienza di chi si pensa di essere il demiurgo, il trasformatore della storia, e la lateralità che permette la persistenza di questi valori. Io per esempio, per quanto mi riguarda, penso che io progetto il passato, nel senso che recupero il passato in una rilettura utile a rifondare in un presente che è abbastanza inconsistente il sospetto di un futuro, e poi il futuro lo fonderanno gli artisti. E gli artisti però, se sviluppano delle opere permanenti, ecco l'arte a futura memoria. E l'Aquila vive nella condizione ideale per poter essere un luogo che ha avuto questa sorta di atto tragico, il terremoto, ma può essere anche il teatro di una ricostruzione in cui l'arte contemporanea può avere una grande funzione, e nello stesso tempo bisogna riparlare di economia, di riqualificazione dell'architettura, quindi non solo per feticismo restaurare, perché sennò facciamo dell'Aquila una sorta di museo, no? All'aperto, imprigionato dal mito del passato. Invece io credo che, e qua va lodato Cialente, che vedo proprio nei modi giusti come ricorda che l'Aquila è un problema che ci riguarda e che riguarda innanzitutto la politica nazionale, tutte le forze sociali, le forze culturali, in quanto, diciamo, l'arte la fanno gli artisti, ma poi in realtà, come dico io, l'artista è un errore biologico rispetto all'opera. L'artista
l'artista muore, l'opera resta e l'opera è di tutti. E allora l'Aquila è degli aquilani, ma direi quella parola Aquila. Con questo possiamo volare alto e fare in modo, malgrado l'egoismo multimunicipale di un paese come l'Italia, malgrado diciamo, direi, la scurrilità della classe politica, la volgarità, l'impreparazione, l'atteggiamento burocratico, l'inconsistenza e le ruberie, ecco che io credo che se ognuno di noi mette a disposizione la propria responsabilità e quindi lo specifico, questo è molto importante, lo specifico, si può arrivare a un progetto unitario, ma bisogna ritrovare un valore che è quello della progettualità. Se no diventa assistenza, diventa come andare in soccorso del vincitore per avere un po' di visibilità. Allora il valore della progettualità significa una rifondazione di un'idea del tempo, e quando io parlo di progetto parlo sempre di progetto dolce, il che vuol dire un progetto che si misura ogni volta con la storia, con una sorta di presente permanente con cui bisogna lottare e non scoraggiarsi. Ci vuole, ecco, una identità, una soggettività temprata moralmente, perché poi dovete sapere che delle volte l'opera ha una moralità che l'artista morale che l'ha fatta non lo sa. L'opera in questo senso sfugge anche di mano all'artista. Se ci pensate, a proposito del manierismo, che qualcuno di questi si è suicidato, vuol dire che lui non aveva la sicurezza che l'opera invece ha conservato nella storia, in quanto quasi partecipava al giudizio che, come si può dire, la popolazione, il popolo della cultura dell'epoca dava. Perciò dico, le opere possono anche felicemente sfuggire di mano all'artista che l'ha fatta, però quello che è importante è appunto, secondo me, stabilire questa idea di controcomunità attiva, produttiva e creativa. Allora, per finire, direi che l'Aquila potrà anche ancora scaricare. L'Aquila può essere quindi, diciamo, anche se non ha il mare, questo mi dispiace. Non per questo amo pescare, che c'è una diatriba, quindi non va bene. Certo, se ci fosse il Tirreno, sarebbe un tremendo sindaco, non possiamo fare nada. Che dice? No? Sì, una cosa, il posto che possa arrivare in banca, io dicevo per me, non per la città. Allora, l'acqua c'è, la salute è pure, perché siete un popolo, il sindaco non è che proprio è robustissimo, anzi lo trovo un po' dimagrito, non lo pensi, ma perché si impegna molto, però questo è molto importante. Allora, per finire, il principio di responsabilità può essere quello spazio che oggi permette al soggetto creativo e creatore, artista, critico, fino anche professore delle accademie, ad assumersi la responsabilità di una pratica operativa a partire dal proprio specifico, che si confronta con altri soggetti, senza trovare l'alibi della disonestà degli altri, eccetera. Quindi, e non lo dico come desiderio, perché come diceva Totò, che il mio Socrate dalla macella della Gliata, io non desidero, io considero. Grazie. Grazie professore per la sua
grazie professore per la sua lezione, che ha saputo coniugare l'importanza dell'arte con la necessità contingente dell'Aquila di essere ricostruito dal terremoto. E a questo proposito io le voglio regalare un libro. L'assegno poi passi all'amministrazione. È un libro che testimonia le ferite subite dall'Aquila con il terremoto, con delle immagini prima e dopo dei monumenti più importanti della nostra città, che ne hanno fatto una delle più importanti d'Italia, opera che è stata realizzata prima del G8 per poter consentire a tutti i giornalisti che venivano all'Aquila di tutto il mondo di poterla vedere. Mi auguro che questo possa guardarlo con attenzione e conservarlo nella sua biblioteca. Grazie a lei, grazie a tutti. E alle 3:30 ci sarà, diciamo, continuerà questa manifestazione al Museo Sperimentale Musbach, dove saranno proiettati una serie dove saranno proiettati documentari che riguardano proprio l'inizio di questa Accademia di Belle Arti. Quindi ci saranno interviste sempre del professor Achille Bonitoliva, ci saranno interviste a Carmelo Bene e di altri artisti. Insomma, ci sarà l'inaugurazione di una mostra con tutti i documenti di archivio dell'Accademia e poi questi documentari importanti come Vitalità del negativo di Achille Bonitoliva, grazie alla futurista di Fabio Mauri. Grazie a tutti per essere qui e al prossimo anno inaugurazione di anno accademico. Buon lavoro naturalmente all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Arrivederci a tutti.